locali oltre che nazionali. Perché se qui c'è bisogno da ristrutturare vogliono fare un bando europeo? Perché poi arriva la multinazionale della Germania che vince l'appalto e dalla Germania vengono a produrre qua il loro lavoro, bravi, e le nostre aziende qui disoccupate. Capite che sono due cose diverse. Noi dovremo, impareremo, spero, andando avanti, a valorizzare e a potenziare le economie locali, le economie nazionali, nel rispetto nostro e nel rispetto delle altre economie nazionali. Vi faccio un esempio banale. C'è stato, vi ricorderò sempre, 3 o 4 anni fa, che lessi di un grande bando per un lavoro molto importante in Inghilterra. Vinse un'azienda italiana. Se io fossi un italiano fesso, avrei dovuto gioire, abbiamo vinto, siamo stati forti. Là c'erano gli operai di aziende scozzesi, mi ricordo che vidi nel telegiornale, che manifestavano perché erano disoccupati e questo lavoro non potevano concorrere a farlo. Indovinate per chi tenevo io? Perché che facevo il tifo? Ma è normale. Ma noi, se è vero, se noi parliamo di una società civile, di uno Stato civile, di un'economia che funziona, di un'economia basata anche sulla sostenibilità, per cui più chilometri aziende abbiamo, zero, e migliore, più riusciamo a far lavorare aziende del posto, migliore è per l'economia locale, migliore è per l'ambiente. Cioè tutto normale, tutto naturale, però oggi la globalizzazione non la fanno le piccole imprese, la fanno banche multinazionali, le quali hanno, ripeto, oltre che avere interessi diversi dai nostri, sono tutti dei malati di mente che credono di campare 100.000 anni e vogliono soldi da poter spendere per 100.000 anni, però presto finisce anche per loro. Io direi che vedo già che siamo abbastanza, quei pochi che mancano li facciamo, fra l'altro ci conosciamo, quindi li facciamo, li faremo recuperare e cominciamo allora. Va bene? Allora, la parola, intanto facciamo la presentazione, sì. Il nostro amico, il nostro amico Simone Alessio Dinido, se no stava lui la prima parola, ma noi lo ringraziamo Simone, per come si è speso. E Simone, anche lui imprenditore, edile, che presenterà un po' di quello che faremo stasera nel giro di un'oretta. Partiamo adesso? Vai. Buonasera a tutti, penso che la maggior parte della presentazione è già stata fatta, comunque rifacciamo un ripassino. Io mi chiamo Simone Goffi, sono della Comunitana, come sia Tiziano sia Claudio, i due relatori. Sono un imprenditore, come già accennato, questa sera faremo un'informazione secondo noi molto differente dai tradizionali media che sentiamo tutti i giorni. Parleremo del, come appunto parla la locandina dietro di noi, del terremoto legato all'austerità, alla spesa pubblica, alla non avere la possibilità di spesa che l'Europa purtroppo ci vieta, come i nostri relatori ci faranno capire tra poco. E niente, comunque volevo dire che noi praticamente la Modern Money Theory, che sarebbe la MMT, l'acronimo, abbiamo dei sistemi monetari, studiamo, insomma, cerchiamo di fare divulgazione il più possibile alla popolazione per far capire come tecnicamente dovrebbe funzionare uno Stato che dicevo prima, ha sovranità monetaria, uno Stato sovrano. Purtroppo l'Italia oggi non lo è più perché purtroppo ha aderito all'Unione Europea. E così, insomma, questa sera vedremo, insomma, grazie a Tiziano, grazie al professor Claudio Simoni, come funziona tecnicamente uno Stato a sovranità monetaria e come lo Stato a sovranità monetaria è differente dai trattati europei. Lascio la parola, come dicevo prima, a Tiziano, che ci illustrerà come lui sa fare sicuramente la parte monetaria di uno Stato. Ecco, grazie Simone. Mi sentite meglio così rispetto a prima? C'è anche questo il microfono, se vuoi. C'è anche questo? Vicino. Funziona.
si è... Così? Mamma mia. Allora, guardate, io vi ho... ho mantenuto questa prima slide perché è la prima lezione del corso di referenti della nostra associazione. Chi sono i referenti? Sono gente come me e come altri che hanno cercato di approfondire i temi studiando eccetera eccetera, e a mano volta per volta che si aggiungevano persone ogni anno uno o due corsi online per aggiornare sui temi fondamentali. Sono 10-12 lezioni gratuite, tutto gratuitissimo, che può fare chiunque. Anzi, invito i ragazzi poi ad andare a visitare il nostro sito perché potrebbero trovare qualcosa di interessante. Sono elementi molto importanti per capire anche quando entrerete nel mondo del lavoro come girano in certi meccanismi. Veramente è un bagaglio preziosissimo, utile per qualsiasi attività uno svolga. L'MMT, teoria della moneta moderna, è ovviamente una scuola keynesiana, quindi è un pensiero economico che è orientato verso uno stato sociale, verso un'economia con delle regole, è in antitesi a quello che è il pensiero che dicevo prima, il pensiero neoliberista, dove il mercato libero da ogni regolamentazione possa correre veloce e creare benessere. Noi riteniamo che invece la teoria keynesiana, dove lo Stato ha un ruolo fondamentale anche per il mercato privato, debba fare il suo lavoro. Quindi chi vi dipinge lo Stato come brutto, cattivo, dispendioso e corrotto parla di stati governati da malviventi, perché lo Stato, se governato da politici veri e onesti che fanno bene il loro lavoro, ha un ruolo fondamentale anche per l'economia privata. Come vi dicevo, la moneta moderna nasce dal 1971. Dal 1971 cessa il gold standard, cioè il legame, la conversione fra dollaro e l'oro. Praticamente fino al 1981 gli stati potevano stampare tanta moneta in base alle riserve auree che avevano. Dal 1971 in poi, con il decreto che Nixon, col quale terminò il gold standard, nasce la moneta moderna. Da quel momento qualsiasi Stato aveva la facoltà di poter stampare qualsiasi quantità della propria moneta senza nessun tipo di vincolo. Tengo a sottolineare subito un concetto: stampare moneta all'infinito è un potenziale, ma è chiaro che uno Stato oculato deve stampare volta per volta la quantità giusta di moneta. Si dice in gergo stampare moneta, ma è un termine un po' leggermente inesatto, perché dovete sapere che se noi mettessimo idealmente in un grande contenitore tutta la nostra ricchezza privata, di tutti i cittadini, tutti i nostri risparmi, noi avremmo solo una piccolissima quantità di soldi reali, di moneta cartacea o moneta metallica. Il 95% sono solo numeri sui computer delle banche. Uno dice: io ho 100.000 euro in banca, sono 100.000 euro in numero, perché non ci sono 100.000 euro di banconote, sono soldi veri. La moneta è una convenzione, non è un valore in sé. Difatti si parla dal 1971 in poi di moneta fiat. Fiat non è quella di Marchionne, ma è la moneta che tecnicamente si definisce a corso forzoso, ma è una moneta che non ha un valore sottostante, quindi di per sé non varrebbe niente. Acquista il valore che lo Stato, i cittadini e i mercati valutari gli danno. Un elemento importante perché una moneta sia valutata è la fiducia che i cittadini e i mercati danno a questa moneta. Cerco di arrivare al nocciolo della questione. A questo punto ci serve capire che cos'è che dà valore a una moneta. La risposta alla quale gli economisti di cui noi abbiamo condiviso il pensiero dicono che dà valore alla moneta, cioè alla valuta di una determinata nazione, è la capacità della stessa
nazione di produrre, di sviluppare economia, cioè di produrre beni e servizi. Se io ho una nazione che produce molti beni, un paese con una forte economia industrializzato, avrò in circolo una quantità di moneta necessariamente superiore a quello che succede in un paese con un'economia molto più povera. Questo è il legame fondamentale. Allora, quando si parla di emissione monetaria, per non creare inflazione, noi dobbiamo emettere nel circuito, attraverso dei processi che andremo brevemente a spiegare, lo Stato governa la quantità di moneta all'interno dell'economia in base all'andamento dell'economia. Dopo due o tre punti centrali magari vi faremo cogliere. Entreremo appena appena un po' più sul tecnico, solo per farvi capire che dietro questi pensieri e concetti che io cercherò di semplificare il più possibile, c'è uno studio altamente tecnico. Quindi, siamo nell'era della moneta moderna. La moneta non vale niente, possiamo averne uno Stato sovrano. Sovrano cos'è quello Stato sovrano? Popolo, territorio e diritto d'imperio, cioè di poter decidere di se stessi. Ovviamente, apro e chiudo la piccola parentesi, noi paesi dell'Eurozona non siamo un paese sovrano, non siamo paesi sovrani, perché non possiamo decidere nulla. Non abbiamo la nostra moneta, non possiamo decidere quanto immettere nell'economia, ma dobbiamo chiedere in prestito e prendere quella che ci danno, non quella che vogliamo o di cui dobbiamo aver bisogno. Molti hanno definito l'euro per questo motivo non una moneta, ma uno strumento di dominio. E così è, se poi nella presentazione che farà Claudio alla fine vedrete che questo aspetto lo coglierete in modo molto più immediato. Quindi pensiamo alla moneta come un qualcosa che non può mancare a uno Stato normale, non può mancare. L'unico impegno di un governo è quello di emettere la moneta in proporzione a livello di economia, e se si vuole più benessere non bisogna stampare più moneta, bisogna creare più beni e servizi, cioè sviluppare l'economia. Allora, adesso andiamo avanti e cominciamo a entrare nel... Ecco, qui ci dice cos'è la moneta, ne abbiamo parlato, questi sono alcuni economisti di cui americani, australiani, ve ne cito due. Il primo in alto a destra, Warren Mosler, che un po' è stato un po' il promotore di questa nuova linea di pensiero, che di particolare ha avuto solo la grande capacità di centrare l'attenzione su 3-4 concetti fondamentali messi bene in evidenza da questa scuola economica, che sono la moneta, come funziona la moneta moderna, il debito pubblico, come si finanzia uno Stato e, in ultimo, il potere di uno Stato sovrano con una propria valuta, il grande potere che ha di sostenere economia, imprese e welfare, e soprattutto può arrivare alla piena occupazione. Uno Stato sovrano che usa bene i soldi che crea dal nulla può permettere di arrivare alla piena occupazione, cioè disoccupazione zero. Warren Mosler, e sotto vedete una bella signora, che questa bella signora è il capo economista del Partito Democratico nel Senato USA, quindi non parliamo di personaggi. È stata assieme agli altri due su della prima fila, Alain Paget, il signore Guatiano e Forstater. Era presente al primo convegno dove noi siamo andati 5 anni fa a Rimini, organizzato dal più grande giornalista del mondo, Patton Scatenato, ma il più bravo giornalista che ha aperto questa grande porta verso l'infinito, che è Paolo Barnard, e organizzò su internet questo convegno. Dovevamo essere 200-300 persone con questi 5 economisti che per 2 giorni ci hanno raccontato queste cose che adesso io cercherò di fare in sintesi velocissima. Eravamo 2200 persone paganti, perché tutti quanti avevamo dato 40 euro per pagare le spese. Dovevamo essere originariamente, si pensava, tra 200-300 persone. Abbiamo raggiunto il numero per esattezza di 2180 e abbiamo dovuto prendere il palazzetto dello sport.
sono stati 2 giorni che hanno aperto veramente una nuova, un giorno forse andrà sulla storia. Quindi, detto questo, ritorniamo, vi rileggo velocemente quando abbiamo parlato di moneta sovrana. La moneta sovrana deve essere oggetto monopolio dello Stato, quindi non di banche private, non di banche. Lo Stato deve essere l'unico emettitore di moneta. Perché lo Stato deve essere l'unico emettitore? Lo Stato inteso come istituzione statale, quindi come governo e come ministeri del tesoro, eccetera, che dipendono dal governo. Perché quando noi andiamo a votare, votiamo i parlamentari che andranno al governo. In ultima analisi, il potere, fra virgolette, ce l'abbiamo noi. Perché? Perché se noi votiamo un governo, che questo governo non fa delle politiche oculate e manda il paese in rovina, la volta dopo noi cambiamo. Apro e chiudo la parentesi per farvi capire la differenza. In Europa la politica monetaria la fa Draghi. Non guardate che è italiano, lui fa parte dell'1%, non è del nostro 99. Quindi la divisione che io ho fatto va al di là delle nazioni, al di là del campanilismo. Qui è uno status, noi siamo da una parte e quell'1% dall'altra. Draghi è servo di quell'1%. È servo e attraverso la Banca Centrale Europea decide il nostro destino. C'è una caratteristica imposta dai trattati, che la Banca Centrale Europea è indipendente, cioè fa quello che gli pare. I nostri stati, i nostri governi, noi possiamo dire, fare, baciare lettere di testamento, ma loro fanno quello che gli pare. E ricordatevi sempre che loro hanno interessi contrapposti ai nostri, e noi gli abbiamo dato in mano le chiavi della nostra vita. Quindi la moneta deve essere dello Stato. Ci sono le famose, qualcuno di voi forse l'ha sentito, teorie signoragiste, che la banca centrale indebita lo Stato. La banca centrale deve essere pubblica, sotto il diretto controllo del Ministero del Tesoro, e diventa un organo statale. La Banca Centrale è l'organismo attraverso il quale lo Stato crea tutta la moneta di cui ha bisogno. Non è convertibile in oro e in altri beni, quindi non c'è bisogno di accumulare oro per poter stampare. E deve, cosa fondamentale, fondamentale, avere un tasso, un cambio fluttuante. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome il mondo è fatto di nazioni con economie diverse, per poter commercializzare, diciamo, fra di loro, ci vogliono dei parametri che livellino, no? La loro capacità di fare economia. Allora, diciamo, ogni paese ha una velocità diversa, ci deve essere un meccanismo di riallineamento, perché sennò le economie che vanno più forti con quelle che vanno più deboli non si incontrano più. È un danno per i più deboli, ma un danno anche per i più forti. Allora, qual è il meccanismo naturale a livello globale per poter riallineare, riportare tutti sullo stesso piano, in modo che le varie economie si possano parlare? È la svalutazione. La svalutazione monetaria che si attua quando uno Stato ha un'economia che zoppica, abbassa i suoi prezzi verso l'esterno, perché all'interno la svalutazione non crea nessun problema. Se io ho uno stipendio con una moneta che svaluta il 20%, il mio, se devo andare a comprare qualcosa fuori dal mio paese, mi costa il 20% di più, ma il caffè che vado a comprare nel mio bar sotto casa costa sempre uguale, il 20% di meno. Per cui il potere d'acquisto, io ho sentito una cosa per televisione l'altro giorno che ho messo sulla mia pagina Facebook, perché ero inorridito quando un giornalista pseudo famoso aveva detto: se ne accorgeranno i pensionati se usciamo dall'euro, che arriveremo a un'inflazione del 30-40%. Ha detto due bestialità in un colpo solo, perché lui probabilmente voleva parlare di svalutazione, e l'altra bestialità è che la svalutazione non vuol dire anche inflazione, anzi generalmente l'opposto. Quindi la moneta ha queste tre caratteristiche: deve essere di uno Stato, non ha bisogno di valori sottostanti, non dobbiamo accumulare niente, quindi si può stampare a piacimento dello Stato, e ha un tasso di cambio fluttuante. Vi dico anche un'altra cosa: uno Stato a moneta sovrana, un governo,
con la sua moneta può creare tutta la moneta che vuole per acquistare qualsiasi bene o qualsiasi lavoro, manodopera, qualsiasi prestazione di aziende, imprese o persone che operano all'interno della sua nazione. Poi ritorneremo bene su questo concetto perché è fondamentale. Voi dovete pensare alla moneta come, rispetto all'economia, come la benzina per un motore. Se io ho una macchina di grossa cilindrata, una 5.000 di cilindrata, dovrò dargli naturalmente una certa quantità di benzina. Se ho una 500, devo dargli di meno, se no il motore mi si ingolfa e mi si ferma. Allora, se io voglio aumentare le prestazioni, non aumento la benzina, aumento il motore, aumento la cilindrata. Così è l'economia e così è la moneta. Cerchiamo di andare avanti velocemente. Quindi va bene, qui ci abbiamo, ecco, qui vorrei sottolineare, mi faccio aiutare da queste slide, per differenziare un concetto fondamentale. Noi parleremo questa sera di due tipi di ricchezza. La ricchezza reale, quella vera, che è l'esatta misura del nostro benessere, che è la ricchezza reale fatta di beni e servizi. La produzione, la quantità di produzione dei beni e servizi sono la ricchezza reale, che vengono misurati da uno strumento che è la moneta, che unendo la quantità di moneta che io metto in circolo per transare i beni, creo, la chiamo ricchezza finanziaria. Ma la ricchezza finanziaria, se non c'è ricchezza reale, non esiste. Quindi chi vi dirà, ma se andiamo a stappare soldi viene l'inflazione, gli vai a studiare, non rompere le scatole, che ora ci arriva. Scusate, un attimo di insofferenza. Ecco la nostra Stephanie Kelton, che prima avete visto, il capo commissione economica dei democratici al Senato USA, dice un po' quello che vi ho detto io: non esistono limiti finanziari per uno Stato con moneta sovrana. Uno Stato che ha la sua moneta può stampare, creare, immettere tutti i soldi che vuole, deve avere l'intelligenza di mettere la quantità necessaria, né di meno e con un po' di attenzione neanche di più. Uno strumento importante però, ecco che ritorniamo al grande potere dello Stato che stampa moneta, è che con la moneta che tu stampi gratuitamente ti puoi comprare il lavoro di tante persone disoccupate che possono fare lavori utili per la società. Pensateci bene. Noi prendiamo le badanti dall'est, no? Io fra un po' ormai abbiamo tanta gente disoccupata, tante brave ragazze, tante brave donne, tante brave signore. Lo Stato cosa può fare? Con la propria moneta, creata dal nulla, paga gli stipendi e vengono a fare i servizi loro. In Romania pagano a loro per badare là e pagano degli stipendi là. I volontari che fanno opere, il 118, li pagate. Con quali soldi? Quelli che il governo crea dal nulla. E dopo l'inflazione? No. Perché il segreto, ecco una delle grandi intuizioni della scuola, della MMT, di questi economisti: se la moneta, quando viene immessa nell'economia, crea lavoro, crea ricchezza. Allora io immetto moneta, ma contemporaneamente creo beni e servizi, quindi ricchezza. Il gioco è fatto, l'inflazione non c'è più, anche se noi un po' di inflazione dobbiamo sempre augurarcela. Vado avanti e qui arriviamo. Ecco, qui chiedo alle persone adulte, magari un po' che non sono a scuola, un piccolo impegno a cercare di capire questa cosa che si traduce in un'equazione di primo grado. I ragazzi capiranno il volo perché la sta studiando, l'ha studiata in questi ultimi anni. Noi abbiamo tre elementi nell'economia di una nazione, tre elementi che sono settore governativo, il settore non governativo, che sarebbe il settore privato, cioè tutti i cittadini, e il settore estero, cioè tutto il resto del mondo, tutto quello che c'è fuori dallo Stato, in questo caso italiano. Quindi per settore governativo dobbiamo pensare a tutte le istituzioni amiche, dobbiamo pensare allo Stato come amico, se no vincono i liberisti, lo Stato corrotto, l'elefantioco, via tutto, che facciamo tutto con i privati.
dopo mancherebbe la moneta che lo Stato non stamperebbe più. Avremmo potenzialmente un grammo d'oro, ma non avremmo più la benzina. Elementare. Tornando a noi, il settore governativo, quindi governo, ministeri, Ministero del Tesoro, Banca Centrale, amministrazioni locali, tutto quello che è organismo statale. Il non governativo siamo tutti noi cittadini, 60 milioni di persone, famiglie, imprese e perfino banche private. E poi c'è il resto del mondo. Allora, cosa ci spiega questi saldi settoriali, cioè la formula dei saldi settoriali? Ci spiega che ogni settore può avere o un guadagno o una rimessa, no? Se io ho un'attività, posso avere un'attività di guadagno oppure rimetto. Perché lo Stato, il settore governativo, ha due funzioni: fa spesa pubblica, che è una spesa, quindi in teoria una rimessa, spende soldi, e una attività, cioè qualcosa che ti dà, che ti fa acquisire ricchezza finanziaria. Qui parleremo nei saldi settoriali solo di ricchezza finanziaria. Ora, se lo Stato spende di più, seguitemi bene questo passo se ce la fate, perché dopo avete capito tutta l'economia del mondo di tutti i tempi, no? E capite quante bestialità questi poveri disgraziati, perché molti sono solo ignoranti, ci dicono. Se lo Stato spende più in spesa pubblica di quello che prende come tasse, fa deficit. Spende 100, incassa 90 di tasse, meno 10. Mi viene da soffermarmi subito su questo concetto, che è uno dei concetti fondamentali. Lo Stato, parliamo di stati sovrani, non di quei poveri deliri disgraziati che sono dentro l'Eurozona, che noi non conosciamo, vero? Noi non conosciamo. O siamo dentro anche noi all'Eurozona, ci arriviamo, ci metto 10 minuti più, ma ci arriviamo. Lo Stato, che ha speso 100 di moneta creata dal nulla e ne ha riprese 90, quei 10, il deficit, e sapete voi, se non lo sapete lo dico io, chi non lo sa, il debito pubblico non è altro che la somma dei deficit. Anno per anno somma un deficit, somma un altro deficit, e c'è il debito pubblico. Bene, quei 10 miliardi che gli mancano perché ne ha spesi 100 e ne ha ripresi 90, a chi li deve dare? Chi è che mi sa rispondere? Nessuno. Li ha creati dal nulla. Chi ha detto? Nessuno? Bravissimo. Non li deve ridare a nessuno, li deve ridare alla sua banca centrale, ma è sua, è come che le dovesse ridare a se stesso. Allora con chi si è indebitato lo Stato? Il deficit, il debito pubblico. Con chi l'ha fatto il debito pubblico? Aiutate. Dico delle stupidaggini talmente banali che non si è indebitato con nessuno. Il debito pubblico non esiste. Il debito pubblico in un paese a moneta sovrana non esiste. Ma anzi, noi che stiamo diventando tutti molto consapevoli, concorderete con me che dovremmo cambiargli anche nome. Dovremmo chiamarlo credito pubblico. È un credito, è un aumento di ricchezza finanziaria per i cittadini. Perché se lo Stato spende 100, dal settore governativo butta dentro il settore non governativo, quindi del circuito economico dove noi cittadini viviamo, mette 100 miliardi e poi ne riprende 90, i 10 che noi non abbiamo restituito, dove sono rimasti? A noi. Mi vergogno quasi di dire cose così semplici, ma scusatemi, ve lo devo dire. Dopo diventeranno semplicissime, ma prima, se uno non ci pensa, sì, allora il deficit dello Stato è la nostra ricchezza. Se lo Stato, come quei dementi, vi prego, scusatemi se sono volgare, questi dementi, dobbiamo, nel libro che vi spiegava Claudio, dei trattati di Maastricht, dobbiamo ridurre il debito pubblico entro il 60%. E perché? Vuol dire della nostra ricchezza privata dobbiamo toglierci per buttarli dentro un computer della banca centrale
che ci dice che il nostro debito è ridotto al 60%. Noi sappiamo che non è un debito, ma i soldi che noi abbiamo sputato con i nostri sudori dal fronte per ripagare il debito sono numeri che si sono annullati dentro un computer. Oh, ragazzi, signori, ma non saremo mica avanti, qui siamo avvolti da un alone di... Io non sono un complottista, ma mi sa che il discorso delle scechine che cominciano a guardarci lì, ci mettono il piombo che arriva giù nel cervello e ci blocca, ma ci blocca. Detto questo, il deficit è cosa buona. Ah, però cosa è successo a noi che siamo nell'eurozona, in particolare a noi italiani, perché noi abbiamo dei governanti e dei parlamentari tutti che sono il top al mondo. Unico paese al mondo che ha messo in costituzione il pareggio di bilancio. Quindi non possiamo più fare deficit. Ciao ricchezza, chi c'ha risparmi in banca comincia a pensare che deve pian pianino asciugarseli. Chi non ce l'ha come me, sono sotto un ponte. Quindi, quest'Unione Europea, come vedete, comincia a darci dei brutti segnali, no? Ah, un piccolo dettaglio, detto dal ministro Orlando della giustizia del più grande partito italiano, il PD. Ho detto grande partito. Pensavo che vi mettesse a ridere, no? Vi metteste a ridere, ma vi mettesse a ridere. Ho un consiglio, non un consiglio, un invito che do a tutti. Siamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti nel 99%. Io non ce l'ho con i pidini, povere creature. Non ce l'ho con loro, non ce l'ho con i cittadini come me che purtroppo sono stati, secondo il parere di alcuni, a volte anche il parere mio, sono stati abbagliati da alcune politiche. Non hanno colpa, dobbiamo tutti assieme risvegliarci e scegliere poi volta per volta il partito che più ci aggrada, ma vedrete che quando noi diventeremo un po' più consapevoli sapremo chi votare, non come oggi che noi votiamo chi ci infinocchia meglio, a cominciare dal PD, partito che ha venduto l'Italia. Non tengo per nessun altro perché non c'è nessun altro, quindi parlerò, sarò equo, parlerò malissimo anche degli altri, però loro sono i proprio gli esecutori materiali del nostro funerale. Cominciare da Prodi. Prodi amato da lei, ma hanno confessato, basta andare su YouTube e vedere, Amato confessa un video di 4 minuti e 37 secondi che è una roba che sembra di essere ai confini della realtà, in un film dell'orrore, perché uno dice non è possibile che un giudice della Corte Costituzionale che prende 30.000 euro al mese dalle nostre tasse dica queste cose. È l'unico però, è l'unico che ha confessato. Cosa? Sì, perché Prodi, perché Monti l'ha dichiarato al mondo intero, dice abbiamo fatto un consolidamento fiscale e abbiamo distrutto la domanda interna. Io, imprenditore ormai fallito, dico Prodi, grazie, è vero, hai distrutto la domanda, a me non mi comprava più niente nessuno. Perfetto, bravo, l'hai dichiarato, adesso in galera ha confessato, è lì più bello del sole. Lo continuano a chiamare alle trasmissioni, ai talk show, e lo chiamano professore, a cominciare dal grande Mentana. No, professore, una sera alla trasmissione, non vada via, stia con noi, io sono, la sostengo. Bravo Mentana, bravo, aiutatemi. Tra poco dovrete chiamare il 118 perché se vado avanti, avrò un calo di depressione, fai niente. Quindi il deficit è sacrosanto, il pareggio di bilancio ci impedisce la ricchezza di accumulare, di salvaguardare i nostri risparmi, perché sono destinati a calare qualunque riforma strutturale si faccia. E poi c'è la terza opportunità, che è questa, il terzo caso. No, ci arriviamo dopo, il più bel grafico della storia. Che lo Stato, ecco, spende 80 di spesa pubblica e ritira 100 di tasse. Uno Stato virtuoso. Ladro. Quei soldi vanno persi dentro i numeri, i bit dei computer della banca centrale. Non sono soldi che servono a nessuno, sono solo soldi che sono stati portati via dalle nostre tasche, dai nostri risparmi, dal nostro sudore, e non ci permetteranno di comprare una parte di beni che per noi possono essere indispensabili.
A questo punto si parla di avanzo primario, lo Stato ha speso 80, ha ritirato 100, c'ha 20, gli sono avanzati 20, l'avanzo primario. E qui i miei meravigliosi ragazzi, che non so come ringraziarli per essere qui, ma voi li troverete un grande vantaggio, ve lo dico da nonno, non quasi da padre, ma da nonno. L'avanzo primario. Voi avete sentito dire che i vostri genitori hanno rubato, hanno vissuto. Noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, abbiamo sprecato e sperperato le risorse pubbliche e abbiamo divorato il futuro dei nostri figli, ce lo siamo mangiati. Ogni bambino che nasce ha 36.000 euro di debito. Di debito. Ecco perché sono calate le nascite, perché il bambino quando vede lo spermatozoide dice no, col cavolo che io vengo, che c'è la 36.000 o mi fate trovare un conto in positivo o io non nasco. E i bambini non nascono. I bambini musulmani invece che hanno i finanziamenti senza interessi loro nascono. Bella l'immigrazione, tutto quanto. Potrei tenervi qui per 5 giorni, attenzione. Però cercheremo nel giro di pochi minuti di finire dove ci arriviamo. Quindi, avanzo primario, ecco, vi hanno detto una bugia. Bugia, perché noi a voi lasciamo non il debito pubblico che abbiamo visto che non esiste. Quando riusciremo dall'eurozona, se no è un debito, perché i soldi bisogna restituirli. E siccome non entrano degli altri, li dobbiamo restituire con quelli che abbiamo oggi e che non verranno rimpinguati da nessuno. Noi sono l'unico paese in Europa e forse al mondo che negli ultimi 25 anni abbiamo fatto praticamente sempre avanzo primario. Com'è? Avete colto la drammaticità di quello che ho detto? Non siamo un popolo di spendaccioni, di mediterranei che spendono tutto a donne e alcol, come ha detto quel decerebrato totale del Düsseldorf. Cioè, che l'ombra. Questo cretino insulso che dice una cosa così: se io ero il presidente del Consiglio italiano, prendevo l'aereo di Stato, arrivavo là, Parlamento europeo, ciccio, vieni qui davanti a tutti che ti dico che razza di demente miserabile sei. Cosa hanno fatto i nostri? Hanno fatto grave. Benissimo, complimenti. Questi sono i nostri rappresentanti. Bene, viva l'Italia. Quindi, cosa vuol dire avanzo primario? Vuol dire, cari signori, che noi abbiamo, adesso ci sta il fischio, qualcuno ti farà, che noi negli ultimi 25 anni abbiamo, sommando gli avanzi primari, l'avanzo primario riguarda solo la spesa corrente, cioè la spesa pubblica di quello che viene speso per noi cittadini in scuole, strade, ospedali, perché noi non è che vi lasciamo il debito, vi lasciamo il più bel paese del mondo con le più belle costruzioni del mondo, con una ancora, nonostante tutto, delle sanità migliori al mondo e con le scuole che grazie a gente come Alessio torneranno ad essere fra le migliori scuole al mondo. Noi vi abbiamo costruito fino a 15 anni fa il paese migliore al mondo, in tutto. Poi è arrivato l'euro e ci stanno massacrando silenziosamente. Il bombardamento in atto non si sente. L'euro è come la bomba al neutrone, cade, non si fa rumore, però ammazza tutti gli esseri che gli capitano intorno. Detto questo, noi abbiamo fatto negli ultimi 25 anni l'equivalente di 800 miliardi di euro. Cominciamo un po' a fare i conti, ragazzi, cominciamo a fare i conti. Ma se il nostro debito pubblico è di 2.200 miliardi, se lo Stato ha fatto 800 miliardi, dovrebbe essere non sopra 2.200, sopra 800, dovrebbe essere sotto, cioè c'ha dei soldi in avanzo. Come fa a essere uno Stato che ha 800 miliardi in avanzo, avere 2.200 di debito, 2.200 miliardi di debito? Vi rendete conto che siamo davanti a un paradosso? E il discorso è semplice. Perché questa elite mondiale di gente della rosa ha cominciato a comprarsi governi, ha cominciato a mettere gli uomini giusti nei posti giusti. Praticamente sono le grosse banche che mettono i loro uomini in tutti i posti politici. Voi guardate Monti, Draghi, guardate
dalle, no, dalle manovre, guardate, Amato, ve ne potrei nominare tantissimi altri, Passera, tutti politici che vengono dalle più grosse banche di investimento internazionali, li hanno messi lì e hanno cominciato a spogliarci. E dal 1981 è una data importante, perché in quell'anno è successa la prima cosa grave, da lì è iniziato il nostro declino. Hanno, per, non per legge di parlamentare, ma per velocemente, una lettera fra Ciampi, che io credevo un buon delinquente, con Andreatta, un democristiano che io credevo un grande partito, ma lui un delinquente, hanno di comune accordo fatto il divorzio fra Banca Centrale, Banca d'Italia e il Tesoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che da quel momento la banca centrale non poteva più svolgere il suo compito principale di una banca centrale. Cioè, quando un governo, per creare moneta estera, per trovare moneta estera, per trovare finanziamenti, ci sarebbe tutta da spiegare la storia di come è arrivato lo Stato e gli Stati, come sono arrivati a finanziarsi, perché di, detto in parole povere, i titoli di Stato sarebbero anche inutili, perché lo Stato, che ha la sua moneta, i soldi, se li crea per conto suo. Però per una questione di tradizione, gli Stati si finanziano ancora vendendo i loro titoli di Stato a investitori privati e investitori internazionali. I titoli che non vengono venduti all'asta, la banca centrale aveva l'obbligo di ritirarli lei, pagandoli, autopagandoseli praticamente il governo, con soldi creati dal nulla. Questo cosa permetteva? Permetteva di garantire sicuramente che lo Stato non avrebbe avuto problemi di finanziamento. Quello che vendo le cambiare che vedo, perché li prendo bene, quelle altre, c'ho la mia banca centrale che io mi creo soldi da loro e li compro io, a posto. Da quel momento il divorzio, la banca centrale non garantiva più gli acquisti dei titoli di Stato sul mercato primario delle aste dei BOCCI, TTIP. Da quel momento i titoli di Stato italiani sono diventati pericolosi per gli investitori, perché dicevano: chi mi garantisce che me lo paga se la banca centrale? Allora cosa è successo? No, ma noi siamo un bravo Stato, non eravamo ancora maiali, lo siamo diventati dopo che siamo entrati nell'euro, però ancora allora la gente non si fidava dell'investitore. E allora dice: no, guardate, fidatevi, io dai, vi spingo io, invece che il 2%, vi faccio il 5%. Vi faccio il 10, vi faccio il 15. Praticamente siamo arrivati che dal 1981 oggi, sapete lo Stato quanto ha pagato sui titoli di Stato che vendeva, sulle cambiali per prendere inutilmente dei soldi in prestito? Oltre 3.000 miliardi. Tutti il grosso alle banche, ai grossi investitori. Cominciate a fare una somma e una sottrazione, pardon, una sottrazione molto semplice. 3.000 miliardi che lo Stato ha pagato di interessi alle banche, 800 miliardi che ce li aveva ciucciati a noi spreconi, tra virgolette, 3.000 meno 200, 2.200 miliardi, il nostro debito pubblico. Il nostro debito pubblico, ragazzi, non è stato fatto perché noi vecchi o anziani abbiamo sperperato, e perché i nostri politici hanno cominciato a cacciare, hanno cominciato a svendere il paese e la classe lavoratrice e la classe media ai grandi capitali. Una bella notizia, questo non ve lo aspettavate. Detto questo, questo è il rapporto fra settore governativo e settore privato. Quando noi abbiamo questa situazione in cui lo Stato regola l'immissione di liquidità nel circuito economico attraverso i deficit, noi abbiamo risolto i problemi. La formula si allarga un pochettino quando entrano in campo anche le importazioni e le esportazioni. Perché? Perché se noi esportiamo di più di quello che importiamo, arriva altra moneta e lo Stato deve fare deficit più piccoli. Se invece noi siamo un paese che importiamo di più di quello che esportiamo, esce un po' della nostra moneta e allora lo Stato deve fare deficit un po' più grandi per compensare la liquidità che viene persa. Ho cercato di spiegarvi quasi una metafora, il meccanismo non è proprio così,
ma vedete l'importanza dello Stato? È il benzinaio che mette la quantità giusta. Noi il benzinaio oggi non ce l'abbiamo più, dobbiamo fare con la benzina che abbiamo nel serbatoio, che si sta sempre di più esaurendo, e un giorno arriveremo a secco come i greci. Andiamo avanti velocissimi. Ecco, vedete, questo è il grafico, non guardate la linea rossa o marroncina che è in mezzo, guardate la linea verde e la linea azzurra. La linea verde è il risparmio privato, la linea azzurra è il deficit. Voi vedete che c'è un andamento quasi speculare, le leggere differenze che ci sono non è perfettamente speculare, perché c'è la riga rossa che cambia un po' l'andamento, cioè l'andamento sulla bilancia commerciale con l'estero. Ma focalizzate l'idea sulla quasi simmetria delle due curve, risparmio privato e deficit. Minore il deficit, minore il risparmio privato. Aumento il deficit, lo Stato fa più deficit, mette più soldi nell'economia, contemporaneamente aumenta il risparmio privato. Questo io l'ho definito, nella mia modesta e significante realtà così culturale dell'economia, il grafico dei grafici. Questo spiega tutto, questo chiude la bocca a quel branco di persone che non vogliono più Europa e ci vogliono tutti morti. Qui abbiamo il settore estero, non ci interessa, c'è il video di Monti, avete visto? Si è rifiutato di apparire il video perché non lo vogliamo più neanche vedere. Guardate, questo ve lo dico, è un po', ci stiamo arrivando, Claudio, tra pochissimo, perché adesso sto introducendo, di qui abbiamo, cominciamo a vedere due modelli di economia, ma anche di Stato e quindi anche di valori diversi. I modelli economici a confronto, quello dell'Unione Europea e quello della Costituzione italiana. Vi anticipo, tanto poi lo capirete da soli subitissimo, anche con l'amico Claudio, che o scegliete la Costituzione e un tipo di valori, o scegliete la barbarie e l'economia liberista dell'Unione Europea. Ve l'ho descritta bene? L'economia barbara, di barbari, non di barbara, di barbari, dei liberisti europei. La Costituzione dice, o l'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove. Lo Stato, che a moneta sovrana lo può fare, promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Bene, cosa dicono i volponi del libero mercato europeo? Che lo sviluppo sostenibile dell'Europa è basato, seguite bene, ve lo scrivono, dopo non dite che voi non avevate capito, ve lo scrivono questi imbecilli, basato su una crescita economica equilibrata, sulla stabilità dei prezzi e, ecco la chicca, su un'economia sociale, tutto bene, di mercato, tutto bene, fortemente competitivo. Io sono un fabbro perché ho lavorato per anni con un'officina che fa fino a pochi mesi fa, carpetteria metallica, ma non mi prendete mica in giro, perché io vengo là con le spranghe di ferro e le do alla schiena. O l'economia è sociale, l'economia sociale di mercato, o è fortemente competitiva. Fortemente competitiva vuol dire guerra, io sono più bravo di te, vendo più di te, tu muori e io vendo tutto. Ti chiami? Io. Filippo, hai capito? Ti è piaciuto il gioco? Io sono più grosso di te, vendo tutto io, tu non vendi più niente perché io sono più competitivo e tu? No, io. Tu sei più competitivo di me, vendi tutto e io non lavoro più ma muoio. Questa è fortemente competitiva. Sono anche dei barbari, ma sono anche imbecilli, almeno non scrivete queste cose. Amato, non dire queste cose. Oh, questo è il riassunto di quello che vi ho spiegato con tanta passione prima, spero anche con altrettanta chiarezza. Voi vedete una piramide dove in cima c'è la BCE, emettitore di euro. Poi abbiamo gli investitori, cioè le banche, quelle che acquistano i titoli di Stato finanziati dagli Stati, e sotto abbiamo il governo e in ultimo quello che viene chiamato un governo, che siamo noi, il settore privato. Che cosa dice, partendo da sinistra? Voi vedete che la BCE, lo Stato deve mettere 100 miliardi, ha bisogno di 100 miliardi, emette 100 miliardi e dice
Questi sono i miei titoli di Stato. Allora loro ci dicono, gli investitori, va bene, ve li compriamo noi, ma siccome siete dei maiali, perché noi siamo dei maiali, ci hanno chiamato maiali, io non ho visto nessuno ribellarsi, io l'ho fatto a casa mia, ma non mi ascoltava nessuno. E non ci va bene chiamarci, farci chiamare maiali da dei difolchi. E allora vogliamo degli alti interessi, bene, vabbè, facciamo 105% di interesse, ok, allora la banca centrale crea soldi da nulla e li dà praticamente a tasso zero alle banche, le grosse banche di investimento danno i 100 miliardi al governo, il governo spende, fa spesa pubblica, sport, ospedali, strade, buche poche, e poi dopo tassa, deve ridare i 100 miliardi, deve tassare 100 miliardi ai cittadini, più 5. Per gli interessi. Siamo d'accordo? A questo punto lo Stato ha 105 miliardi, allo scadere il titolo di Stato li dà agli investitori. Gli investitori ridanno, non i 101 come ha scritto qui, ridanno i 100 miliardi alla Banca Centrale Europea. Ora voi potete vedere che ci sono due piccoli passaggi. Quando dal governo che fa spesa pubblica passa al non governo, cioè privati, entra 100 esce 105. Filippo, i 5 da dove escono? Dal governo. Cioè da noi, bravo, dalle tasche tue, di mamma, papà e tutti quelli. Perfetto. Il governo li riprende tutti, li dà alle banche, ma le banche non li danno tutti. Danno solo 100 alla BCE. Quindi che cosa succede? Che gli investitori prestano 100 e alla fine si trovano con 105, con quei 5 in più, che caso vuole sono quei 5 in meno che abbiamo noi nelle nostre tasche. Ma guarda, tutto perché? Perché lo Stato non può stampare la sua moneta gratis. Credo che qui sia stato un buon riassunto. Lasciamo stare il trattato di Maastricht, lasciamo il fiscal compact, ne abbiamo parlato prima, riportare il debito pubblico al 60%, rapporto deficit PIL, deficit pubblico e PIL non superiore al 3%. Chi di voi sa come è stato stabilito scientificamente il 3% come indice ottimale? C'è nessuno che lo sa? Caso. Tu lo sai, temo che non ti interroga. Nessuno lo sa, e allora ve lo dico io. C'era Mitterrand, uno dei fautori di questa miserabile Europa, che tutti i ministri gli volevano dei soldi, gli rompevano le scatole. Allora lui ha girato un giovane ragazzo, Guy Abeille, che gli ha detto, suo collaboratore, qua non se ne può più, questi vogliono tutti i soldi, come facciamo? Mettiamo un limite massimo al deficit, che più di tanto non possiamo dare. Qual è il limite oggi che abbiamo, il deficit che abbiamo fatto l'anno passato? Il 3%. Va bene, allora facciamo massimo deficit 3%. Non si può più, se dopo voglio dei soldi non ne do. Ah, va bene, bravo lui a lei, ma hai dato un bel, mi piace il numero, testuali parole, assomiglia alla Trinità, gli ricorda la Trinità, bravo, ci ha messo di mezzo anche Dio, quell'imbecille di Mitterrand. Cosa è successo qualche anno dopo, quando hanno fatto i trattati europei? Hanno preso quel parametro, deciso in quel modo, da lui con il greco, Abeille scritto francese, che se andate a vedere su internet c'è lui che fa la dichiarazione, non ve lo immaginate neanche. E qui apro una parentesi che sto cominciando a farmi veramente, e lo parlo per voi perché io sono molto vicino a voi, perché io sono un grande, nonostante l'essere bolognese, sono andato nelle Marche, lavoro 5 anni nelle Marche, sono un appassionato di Visso, Ussita e Flottigliana. Quest'anno, per il secondo anno, ma per il primo, per motivi, non sono potuto andare a fare qualche sabato meraviglioso a Flottigliana, andando in un bellissimo, una bellissima salumeria di Visso a fare i miei panini, perché abbiamo visto cosa c'è. E bisogna che noi altri capiamo che questo meccanismo qui è un crimine contro di noi, perché se voi avete fatto caso, a voi i soldi per la ricostruzione chiedono al, 20, al 45 5, 25 2 euro, chi può mandare i soldi qua? Per le banche ha già stanziato 20 miliardi per far fallire quei ladri. 3 miliardi e 4, perché invece il deficit di essere 2,6, quest'anno la BCE e Düsseldorf lo vuole a 2,4. 3 miliardi e 4.
Quante cose ci faremo, la signora carissima, la voglio vedere sorridere però, prima di sera, che mi parla di San Severino, con quei 3 miliardi quattro di San Severino nuove ne facciamo 2. E i banchieri di Bruxelles, no, la BCE, pardon, di Bruxelles, la Commissione Europea, che vada a farsi fottere. Non andiamo oltre, non vi so dire tutti gli altri indici che sono tutti uno più demenziale e vergognoso dell'altro, questo è uno dei grandissimi. Fate un applauso idealmente all'amico Wigovery, perché questo è l'economista che ha creato la formula dei saldi settoriali, quelli che io ho cercato di spiegarvi. Allora, cosa dice? Questo ve lo leggo perché mi dà sempre una grande soddisfazione, vi faccio umilmente partecipi di questa bella cosa. Le nazioni dell'euro 1992, l'ha detto, non l'altro giorno, che adesso sono tutti buoni a fare le previsioni. Le nazioni dell'euro non solo rinunceranno alla loro moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Con l'unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla, manca una parola, dalla loro banca centrale e dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Tengo a sottolineare che i mercati non sono i mercati rionali, sono mercati di assassini dell'umanità. Questo rischia di essere troppo costoso, persino impossibile. Troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. Cosa ci chiedono i nostri politici oggi? Di cedere sovranità per avere più Europa. È come dire alla gente che sta morendo di droga, ti diamo una bella overdose. Questi sono dei coglioni, perdonatemi. Perché a pretendere di farla franca nel tempo, piano piano ci arriviamo, questi sono dei folli. Il governo spende, tassa, l'abbiamo detto tutto, no, non vi sto a spiegare perché avete già avuto troppa pazienza, non voglio andare oltre. Le tasse non servono per pagare la spesa pubblica, perché uno Stato sovrano per la sua moneta, i soldi ce li ha. Le tasse hanno altre funzioni, di togliere l'eccesso di liquidità dal mercato per non creare quell'inflazione di cui tutti quanti abbiamo una gran paura. E poi anche altre funzioni che però in questo momento a voi di qua non vi interessano. Vi interessa aver capito che con questa politica economica i nostri governanti e le nostre amministrazioni avranno sempre meno soldi. Però alla fine vi faccio un messaggio positivo, messaggio positivo, perché se no dice madonna, se si trova così non mi va. Crea la piena occupazione. Abbiamo parlato, le solite cose, Costituzione italiana, bene, ecco, finito, abbiamo concluso. Quindi, grazie, vi dico questo che così introduco Claudio. Guardate, qui ci sono alcune funzioni, è un flash finale per farvi capire la grottesca, è grottesca la differenza che c'è tra uno Stato moneta sovrana, come potrebbe essere l'Italia della lira, e l'euro. In uno Stato moneta sovrana, cioè l'Italia, il debito pubblico è, come vi ho spiegato prima, la ricchezza del settore privato, cioè dei cittadini. Mentre il debito pubblico per lo Stato, nell'eurozona, è un debito reale che dobbiamo pagare con i nostri risparmi. Le tasse e i titoli di Stato non finanziano la spesa pubblica, lo dicevo adesso. Le tasse non servono a finanziare la spesa, perché lo Stato ha moneta sovrana, i soldi ce li ha, prima lo Stato spende e poi ritira le tasse, ma se lo Stato lo spende noi i soldi per pagare le tasse non ce li abbiamo. Non vi ho spiegato la genesi della moneta fiat, perché se no andavamo un po' per le lunghe, ma avrei dovuto farlo, essere più conciso altre parti. Oh, guardate bene la terza voce, oh, ricordatevelo ragazzi, signori, carissimi, amici, fratelli, italiani, lo Stato non può finire i soldi. Lo Stato moneta sovrana. Nell'euro lo Stato può finire i soldi e noi li abbiamo finiti. Lo Stato fissa il tasso di interesse, come vi dicevo prima, nell'euro non lo può fare e quindi paghiamo gli interessi. Lo spread, voi siete giovani, non c'entrate, dico più adulti, avete mai sentito parlare dello spread quando c'era la lira? Mai, non esisteva, esiste adesso come arma di ricatto.
Lo Stato può investire, cioè può spendere tutto quello che vuole per i suoi cittadini e acquistare beni e servizi creati nel suo territorio e avrà risorse finanziarie illimitate. Lo Stato dentro l'euro non può investire. Lo Stato può tenere la piena occupazione, perché come dicevamo, uno Stato trova un disoccupato, io ti pago, ti riempi le buche, chiudi le buche delle strade e io ti pago, i soldi non ti costano niente perché li tiro da nulla, ma i tuoi soldi una volta che ti l'ho dati giro in strada senza buche e tu vai a comprare il pane, i panati, i vestiti, le macchine, l'economia gira, crei occupazione per gli altri acquistando, perché un'economia giri ci deve essere domanda, domanda di beni, e poi ci deve essere la produzione che ti soddisfa in questo. Lo Stato non può tenere la piena occupazione dell'euro perché di fatto abbiamo una disoccupazione altissima che dalle alte sfere della BCE di Bruxelles l'11% gli fa bene, dice è strutturale, mentre da una parte vi dicono che bisogna calare, ma dall'altra hanno già definito l'11% dolce disoccupazione come funzionale al sistema per evitare l'aumento dell'inflazione, e a noi ci vengono a raccontare che faremo, lotteremo per l'inflazione, mentre invece in ultimo l'elevato risparmio accumulato in precedenza genera interessi passivi in moneta estera. Questa è una cosa un po' più tecnica, vi dico solo che lo Stato non può ottenere l'inflazione e lo Stato non può investire nell'euro. Io qui avrei finito, però come vi avevo promesso vi lascio con una nota di ottimismo e di consapevolezza, perché adesso noi staremo addosso anche i sindaci, abbiamo mandato una mail purtroppo un po' in ritardo, ma abbiamo, in questa mail però abbiamo dato la nostra disponibilità a fare incontri come questi anche paese per paese. Perché? Perché se anche un sindaco, ma diciamo se un governo italiano volesse veramente lavorare per i propri cittadini e tirare fuori risorse, lo potrebbe fare. Ci sono diversi modi, diversi sistemi, uno che adesso se ne sta cominciando, è per questo che il messaggio alla fine vuole essere positivo, se ne sta parlando sempre di più, sono i cosiddetti certificati di credito fiscale, sono come dei titoli che lo Stato può emettere e col quale dopo due anni ci possiamo pagare le tasse. Questa è la qualità prima per la moneta, cioè la valuta di uno Stato diventa tale quando lo Stato con quella valuta accetta le tasse, il pagamento delle tasse. Allora quella è una moneta che i cittadini hanno bisogno di avere per poter pagare le tasse. Se lo Stato decide di creare dei titoli di Stato che può dare anche gratuitamente ad integrazione dei salari bassi, delle basse pensioni, il pensionato ha, non so, un titolo, un certificato di credito fiscale per 200 euro, faccio per dire, li mette in banca, prende 180 euro di contanti, perché ci sarebbe la piccola sottichiesa, le banche bisogna dare qualcosa, e diventa liquidità in circolo. L'economia riprenderebbe subito. Faccio un esempio banale, siamo a San Severino, parlo questo dopo perché prima parlavamo di San Severino, ma vale per tutti. C'è bisogno di spendere 1 miliardo per sistemare 100 case e il governo emette titoli, certificati di credito fiscale, paga le imprese metà in euro e metà in titoli di credito. Titoli di credito creati dalla persona deve cambiare, che alla fine non devono essere pagati, il governo se ne riprende. Fine. Vi rubo ancora un minuto. La moneta funziona così, la fa moneta brevissima. Un rappresentante rimane in una cittadina, va nell'albergo la mattina presto per fissare una camera perché dovrà rimanere alcuni giorni. L'albergatore gli dà la camera, gli dice l'importo, gli dice 100 euro di anticipo. Lui lascia 100 euro, va su in camera, depositare la valigia, fare le sue telefonate, preparare le visite. In quel momento di corsa l'albergatore va dal meccanico vicino che aveva pagato la macchina e gli doveva dare 100 euro di un debito di 100 euro e gli dà 100 euro. Il meccanico con questi 100 euro in più in quel momento aveva lì a riparare la macchina, il farmacista che gli doveva dare da tempo 100 euro, gli dà 100 euro, il farmacista contento
mentre ritorna a casa incontra un'amica di quelle che ogni tanto si paga per starci assieme e si ricordava che ci aveva gli ultimi due incontri e gli ha dati 100 euro. Lei si trova i 100 euro e dice guarda un po' che perfetto e dovevo pagare la camera che avevo preso l'altra notte e altre ultime due notti a noleggio dal mio albergatore, torna dall'albergatore e gli dà 100 euro. Tutti pari adesso, perfetto. L'albergatore erano sempre quei 100 euro di prima, stava per rimetterli dentro nel cassetto, torna giù il rappresentante che è venuto per la camera scusandosi, dice guarda purtroppo un inconveniente, mi hanno richiamato in azienda, devo ripartire, torno la prossima settimana, però se mi potesse restituire l'anticipo. Sì, grazie, arrivederci. I 100 euro sono ritornati in tasca sua, hanno fatto il giro quei 100 euro, nessuno ci ha rimesso niente, nessuno ha pagato nessuno, nessuno ha tirato fuori 100 euro, erano tutti pari. Questa è la moneta. Grazie, adesso parla. Grazie Tiziano, diamo la parola a Claudio Piersimone che ci illustrerà i trattati europei ci illustrerà i trattati europei che sono totalmente incostituzionali. Grazie. Beh, adesso fai da decidere loro. Se gli anticipi la fine sveni l'assassino. Già. Allora, mi mandi avanti? Io parlo di piedi. Sì, sì, aiuti. Siamo qua. Scusate, ho sforato almeno qualche ora, speriamo che sia stato utile. Se mi dai la prima. Il 29 marzo è stata una data molto importante perché il governo inglese ha presentato adesione all'articolo 50 del trattato del funzionamento dell'Unione per abbandonare l'Unione Europea. Questa vignetta molto carina ci fa un po' capire com'è la situazione. Qui abbiamo la basca della Brexit che si sta allontanando e questo è il vascello dell'Unione Europea che sta per precipitare in un borgo. Vedete, in questo borgo il vascello sta per precipitare ed è appesantito da tasse, da debito. Questi sono i regolamenti europei che impiccano i cittadini. Qui abbiamo la Merkel che sta urlando più immigrazione e qui abbiamo l'ondata dell'immigrazione, la crisi economica. Vedete la Grecia che sta vomitando e qui abbiamo lo squallo politico alle corna. Questa vignetta direi che è quanto mai esplicativa della situazione attuale dell'Unione Europea, che vedete innalza il vestito della mezzaluna, a dimostrazione di quanto l'islamismo purtroppo stia permeando tutte quelle che sono le nostre istituzioni. La successiva, per cortesia. Ma com'è che siamo arrivati fino a questo punto? Avanti ancora. Beh, come vi ha accennato Tiziano, che ormai è abbastanza chiaro a molti che l'emergenza economica permanente del nostro paese è soltanto un'etichetta strumentale che dissimula un piano prestabilito. Infatti è in Fiat sta realizzando un profondo cambiamento istituzionale volto a un ridisegno dell'ordinamento democratico italiano. Il modello sociale veicolato dall'Unione Europea è infatti incompatibile, lo vedremo, con quello della Costituzione italiana. E com'è che noi, e per quale motivo noi riusciamo ad accettare questo abuso? Perché ci viene mistificato da tutti i media, da tutti i media mainstream, come la conseguenza di una colpa, ovvero sia quella di essere vissuti al di sopra delle nostre possibilità. Ma com'è possibile questo? Avanti ancora. Vedete, che cos'è che ci fa sentire in colpa? Ci sono due motivi fondamentalmente. Uno, che è quello che interessa di più ai liberisti, agli uomini della finanza, ovvero sia che venga abrogata, ci sia un'abrogazione tacita della Costituzione economica, famosi articoli 35 e 47, quelli che sono in netta opposizione a quelli che sono i principi neoliberisti, che sono quelli poi alla base dei quali c'è la teoria monetarista di Fisher, elaborata da Milton Friedman, che poi vedremo. E poi, per far digerire questa cosa qui, che poi ovviamente alla gente non bisogna farla sapere, bisogna invece spingere sul motivo psicologico. Secondo lo schema, presunta incapacità di autogoverno, l'Italia è un casino, non siamo capaci di governarci, ci conviene adottare delle soluzioni precostituite e quindi la ricerca del micidiale vincolo esterno, cioè la perdita fondamentalmente della sovranità
e quindi fondamentalmente per i nostri politici un'ulteriore scusa per essere deresponsabilizzati. Avanti ancora. Qual è il progetto ordoliberale che è alla base dell'Unione Europea e che sta profondamente cambiando il nostro Paese? Innanzitutto c'è una premessa che è fondamentale e che è, diciamo, quella che rivoluziona tutto, ovvero sia il primato dell'economia, che è quella liberista, sulla politica. È l'economia che governa la società, non più la politica, quindi non più gli interessi della gente. L'obiettivo è quello di realizzare l'ordine mondiale dei mercati guidato da una fonte internazionale, i famosi multinazionali, queste famose elite mondialiste, questo ordine internazionale che è superiore ad ogni livello di sovranità nazionale. Questo già lo sarebbe con singoli stati sovrani, perché molte volte le multinazionali sono più forti dei governi, ma ancora di più lo sarebbe in caso di un'assenza di una sovranità. E il metodo, qual è il metodo? Riformare le democrazie costituzionali per eludere il controllo democratico. Siccome ogni paese è governato dalla propria costituzione, noi dobbiamo modificare la costituzione in maniera tale che sia eliminato o ridotto di molto la sovranità popolare, come dice l'articolo 1 della Costituzione, che la sovranità appartiene al popolo. Naturalmente questo avviene in che modo? Trasformando in norme giuridiche, perché ovviamente ciò che è più forte dell'economia è soltanto il diritto, quindi bisogna modificare il diritto affinché assecondi l'economia. Quindi trasformare in norme giuridiche le leggi del mercato. Il Trattato di Maastricht non è altro che questo. E grazie al Trattato di Maastricht abbiamo l'introduzione del vincolo esterno per tramite dei trattati sovranazionali, per cui in realtà la nostra Costituzione, poi lo vedremo meglio dopo, passa in quello che è, diciamo, la gerarchia delle fonti del diritto. La nostra Costituzione non è più in prima fila, ma passa in seconda e in terza fila rispetto ai trattati sovranazionali. Accanto a questo c'è la modifica delle costituzioni sociali nate dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per sottometterle ai trattati sovranazionali, per cui le nostre costituzioni conteranno sempre di meno. E tutto questo deve essere fatto in maniera impercettibile, attraverso un meccanismo promosso dai media che attribuisce il merito della pace, e questa è la più grande mistificazione, alla costruzione europea. Noi dovremmo rinunciare a tante cose, però in cambio cosa abbiamo avuto? L'Unione Europea ci ha dato la pace, cosa che in realtà è una grossissima mistificazione. La successiva diapositiva, per cortesia. Scusami, perché in realtà la pace non è stata data dai trattati europei e dall'Unione Europea, ma in realtà è stata data nell'ordine di tempo storicamente prima dalla politica dei blocchi contrapposti, l'est contro l'ovest, e poi successivamente a questo al costituzionalismo democratico che si è sviluppato nei singoli stati, costituzionalismo democratico che ha portato allo Stato sociale. Questa è stata la vera causa della pace. Quindi, in sostanza, tornando a quello che è il principio della teoria autoliberale, noi in Europa abbiamo realizzato una serie di cose che sono quelle che poi ci stanno provocando una serie di problemi, ovvero sia da un lato il severo ordinamento monetario, cioè il discorso che la moneta deve essere poca, perché più denaro c'è più inflazione c'è, e l'inflazione deve essere assolutamente eliminata, mentre abbiamo visto dalla relazione iniziale che un certo quota di inflazione ci fa comodo perché ci consente di ripagare meglio, con più agilità, i nostri debiti. Un'altra cosa importante è la privatizzazione del credito, cioè il fatto che le banche centrali, in questo caso nell'Eurozona la banca centrale, che è la Banca Centrale Europea, è una banca indipendente, cioè non dipende più dai governi ma ha una gestione totalmente autonoma. Accanto a questo abbiamo una politica priva di sovvenzioni che secondo loro possono alterare la concorrenza, quindi priva di sovvenzioni vuol dire riduzione della spesa pubblica, quindi niente più politica industriale, riduzione dello Stato sociale, e solo una politica monetaria sul lato dell'offerta, cioè non c'è più spesa pubblica ma c'è soltanto un'offerta di denaro con tassi bassi, quindi una facilità a prendere in qualche modo il credito. E poi abbiamo, con la scusa della protezione dell'ambiente, l'adozione di standard qualitativi che privilegiano la grande industria a scapito delle piccole e medie imprese e degli artigiani. Questo l'abbiamo visto, quante piccole imprese hanno dovuto chiudere perché non si potevano adeguare ai trattati, alle leggi europee. E questo è un danno gravissimo per noi. Ma cosa è successo in più alla nostra economia? In questo caso entrando nell'euro, la successiva. E questo vorrei lo Stato Tiziano, io ve lo ripeto rapidamente, non potendo più disporre di una banca centrale ma dovendo prendere il denaro in prestito, cosa succede? Succede che ovviamente per ripagare questo debito, che nel caso di mancanza di moneta sovrana, come diceva Tiziano, va realmente ripagato,
sono aumentate le tasse, non solo sono aumentate, ma anche il modo di riscossione delle tasse è diventato micidiale rispetto a 10, 15, 20 anni fa. Adesso siamo veramente in uno stato di polizia fiscale, basta vedere quello che fa l'Italia. Oltre a questo, dobbiamo sempre tener conto che abbiamo una grossa fetta di soldi che dobbiamo pagare per interessi sul debito pubblico, che possono essere maggiori o minori in base al differente spread, ma che comunque si aggirano sempre su un'ottantina di miliardi l'anno. Pensate cosa si potrebbe fare con 80 miliardi se non dovessimo darli come interessi sul debito pubblico. Naturalmente questi soldi vengono tutti presi dal settore privato, cioè da noi, dai nostri risparmi, da quei risparmi che avevamo accumulato quando lo Stato poteva fare il deficit, perché il deficit, come va spiegato Tiziano, il deficit pubblico era il nostro risparmio. Ma questo nostro risparmio adesso noi dobbiamo ridarlo tutto indietro per via di questa situazione. In più, dal punto di vista del settore importazioni e esportazioni, con una moneta forte le nostre merci hanno più difficoltà ad essere esportate perché il prezzo è salito e quindi non le vendiamo più, mentre per noi che siamo in una moneta forte abbiamo in tasca una moneta che ci consente di acquistare e di spendere, e quindi abbiamo, meno inizialmente, abbiamo avuto un grosso flusso di denaro all'estero per acquistare cose che prima non ci potevamo permettere. Io mi ricordo sempre quello che diceva mio padre quando avevamo la lira, dice: mi piacciono tanto le Mercedes ma io non me la potrò mai permettere. E il figlio invece si è potuto permettere l'Audi e la Mercedes. Ma perché? Perché aveva una moneta che potenzialmente, inizialmente, gli dava la possibilità di spendere. Poi questo vedremo che a un certo punto ci ha interrotto, perché è arrivato Monti, ci ha messo le tasse sulla casa e quindi anche questa spesa nostra si è ridotta notevolmente avanti ancora. Ma vediamo questo grafico che è molto importante. Cosa ha comportato tutto questo? Che se noi vogliamo essere competitivi, la competitività ha vari aspetti. Da un lato ci sono i soldi che dobbiamo spendere in innovazione e investimenti, dall'altra le tasse sul lavoro che sono alte in Italia e che il governo non è mai riuscito ad abbassare, e poi sotto abbiamo due cose. Come possiamo essere competitivi? Una volta potevamo svalutare il cambio, facevamo una svalutazione, i nostri prezzi erano più competitivi. Questo adesso non lo possiamo fare più. Qual è l'unica alternativa rimasta? Dobbiamo svalutare i salari. Ecco allora che la moneta forte comporta quella che viene chiamata la deflazione salariale. Per poter rimanere sul mercato dobbiamo ridurre i salari. E questo vedete nella conseguenza pratica, tangibile. Questo è un approccio che il governo Renzi ha presentato agli investitori stranieri. Vedete, dicono: investite in Italia, capitale umano e talento. Poi qui dice: l'Italia offre dei livelli di stipendio competitivi più bassi di tutto il resto dell'Europa, e fa vedere come in Italia un ingegnere possa venire pagato ovviamente meno di tutti gli altri stati europei. Questa è la conseguenza dell'adozione di una moneta forte. Avanti ancora. Renzi, perché non lo sapesse, il parolaio di Pontassieve. Miserabile parolaio. Naturalmente il fatto di avere una moneta forte, con tutto quel discorso che facevamo prima dello Stato non può spendere, cosa ha fatto? Ha fatto sì che ci fosse negli anni un crollo, vedete, degli investimenti pubblici. Quella che era la spesa pubblica è crollata. Avanti ancora. Naturalmente accanto a questo abbiamo avuto, si sono crollati gli investimenti, crollato il lavoro, abbiamo avuto una crescita invece, vedete, della disoccupazione. Avanti ancora. E accanto a questo, potendo spendere meno, una riduzione dello stato sociale. Questo è un bellissimo grafico che fa vedere la spesa sanitaria in spesa sanitaria corrente e spesa sanitaria pubblica di tutta una serie di paesi, mentre Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia hanno tutti budget in negativo, cioè tutti i paesi in cui la spesa sanitaria si è contratta. Spesa sanitaria contratta vuol dire servizi meno efficienti, tempi di attesa più lunghi, ticket più costosi. Gli unici paesi che si sono salvati, che hanno ancora un qualche investimento positivo, sono la Germania, più di tutti, e un po' meno la Francia, ma anche la Francia ormai è lì che è bella e cotta. Naturalmente, come vi avevo detto, avere una moneta forte ci ha consentito di spendere fino a un certo punto. Poi che è successo? È arrivato nel 2012, è arrivato il signor Monti, ci ha caricato di tasse sulla casa, e vedete che le importazioni, cioè i soldi che avevamo da spendere, non ci sono stati più, e le importazioni sono calate bruscamente, mentre le aziende italiane si sono adeguate e si sono messe a produrre, diciamo, in un'ottica per l'esportazione. Le esportazioni sono salite. Come sono salite qui le esportazioni?
non vi illudete, sono salite tutte con le delocalizzazioni. Cioè sono aziende che esportano ma producono fuori, producono all'estero, quindi non c'è lavoro per gli italiani. Avanti ancora. Naturalmente cosa dicono i media? Quali sono i colpevoli? Di chi è la colpa di questa crisi? I soliti capi espiatori, il debito pubblico, l'evasione fiscale, la corruzione.